Dal 18 maggio, da domani, praticamente riprenderanno le celebrazioni con il popolo e si dovrà fare in sicurezza. Ecco qua il nostro pastore, Padre Franco, ben trovato, buona domenica. Buona domenica a tutti voi e grazie della chiamata. È sempre un piacere e comunque la sua voce, serve, soprattutto in questi momenti in cui c'è un cambio, una svolta. Ritorniamo tutti in presenza, in chiesa, per la celebrazione della messa e tante sono le domande che ci poniamo. Si dovrà fare in sicurezza, c'è un protocollo ed in particolare il popolo di Dio appassionato non vedeva l'ora. Beh, ci sono tante cose, direi, in questo momento. Io non credo sia un semplice ritornare, ossia, come se questi 2 mesi più o meno abbondanti, non ci fossero stati e quindi si ricomincia, da dove ci eravamo lasciati il 9-10 marzo scorso, ecco. Perché questi 2 mesi hanno segnato le nostre vite, hanno segnato e segnano ancora le nostre vite, sia come nelle relazioni sociali e civili, sia in quella che è la nostra esperienza di chiesa e di sentirci comunità e di fruire, ecco, di quelli che sono i nostri incontri e le modalità di esprimere l'essere comunità, essere comunione nella Chiesa. Quindi, non è una ripresa, ma non come un ritorno, come se il calendario, insomma, ritornasse indietro di 2 mesi e ripartiamo tale quale. Ecco, questa esperienza ci ha segnato e senza dubbio ci segnerà per l'avvenire, e porta dentro tante domande, insomma, a cui non siamo ancora immediatamente in grado di trovare tutte le risposte. Stiamo camminando, direi così, stiamo aprendo dei processi nuovi, come dice continuamente il Papa, con una certezza, con una fede, insomma, che lo Spirito Santo non è che ha perso 2 mesi, ma in questi 2 mesi ha lavorato e continuerà a lavorare, se siamo aperti a Lui, ad indicarci il cammino che dobbiamo seguire, insomma, ad aprirci orizzonti per la nostra vita, per la Chiesa e per la società intera. Ecco. Ecco, non è stato un Certo. tempo vuoto comunque quello che abbiamo appena trascorso. Anzi. Il tempo direi proprio che non è stato, insomma, neppure è stato un semplice riempirlo, insomma. Il tempo, ci ricorda il Papa nell'Edi Gaudium, è superiore allo spazio e da me prima, perché è nel tempo che si vivono le relazioni, che poi è chiaro, si incarnano in ambienti e spazi diversi. E questo tempo ci riempie e va riempito delle nostre relazioni, delle nostre risposte, della nostra vita, della nostra creatività. Ecco, è nato sotto tanti aspetti momenti di creatività, insomma, che ovviamente alcuni credo saranno da mantenere e da sviluppare, altri magari avevano semplicemente, la forma dell'urgenza, del momento. Ecco, bisogna distinguere questi 2 aspetti. Quello che era motivato dal momento ed era l'unica possibilità, e ciò che invece, ci ha dato qualche cosa di nuovo che creativamente ci può aiutare, ecco, per essere, meglio inseriti nel futuro e nel tempo che ci attende. È interessante anche questa continuità con il mondo virtuale, però in presenza è tutta un'altra cosa. E quindi Certo, certo. dicevamo, si è sentita molto la mancanza dei sacramenti. Pensa che ci sarà un assalto alle confessioni, si sentirà la mancanza, per esempio, della celebrazione del Santo Papa al mattino da Santa Marta, Io ormai questo eravamo non lo so abituati. se interromperanno le Sì. celebrazioni di Santa Marta. Sì, una comunicazione l'ha resa ufficiale questa Ah, notizia, sì. quindi questo era relativo al momento, perché era un servizio che faceva la TV nazionale, quindi Sì. potrebbe riprenderlo Tele 2000, no? TV 2000, non lo so, ecco. Senza dubbio era una realtà attesa da moltissimi e che è stata graditissima, quindi
Non credo solo in ambiente cattolico, ecco, ma da tutti, anche perché il Papa si è dimostrato attraverso i suoi interventi, anche se interventi all'inizio, durante l'omelia della messa, un vero leader mondiale che non parla solo ai cattolici, ma sa indicare e toccare, insomma, anche sensibilità che al di fuori della Chiesa cattolica e che hanno valore per tutti, insomma, e sono valori per tutti. Ecco, alcune indicazioni pratiche. Sappiamo che dobbiamo mantenere la distanza in entrata e in uscita dalla chiesa, quindi Anche all'interno, sì. all'interno. L'indicazione pratica, tutto sommato, a mio giudizio, più importante e più complessa è quella di ripensare quante persone, la localizzazione all'interno dell'edificio sacro durante il momento liturgico. Ovviamente il più importante è quello della celebrazione eucaristica. Per poter mantenere questa distanza di almeno 1 metro, sia lateralmente che frontalmente, il che vuol dire che si riduce notevolmente lo spazio normalmente occupato e i numeri possibili di persone che possono fruire, ecco, delle celebrazioni. Credo che si dipenderà poi dall'ampiezza delle varie chiese, quindi va calcolato questo, va sistemato bene, insomma, per dare questa garanzia. La maggior parte lo hanno già fatto, insomma, magari qualcheduno potrà essere in ritardo. Non si è obbligati a partire esattamente domani, lunedì, insomma, ma da lunedì si può iniziare, ecco, quando si ritiene di avere la possibilità di applicare tutte quelle che sono le normative del protocollo, insomma. A mio giudizio la più complessa è questa, insieme alla sanificazione, ovviamente ad avere gli strumenti per sanificare e ricordarcelo di farlo immediatamente. Il resto, le indicazioni da dare all'ingresso della chiesa, come dire, anche l'aiuto da parte di volontari o di collaboratori che accolgono e danno le indicazioni. Per evitare, insomma, che si formino assembramenti o si superino quelle che sono le condizioni richieste, insomma. È ancora un'esperienza questa che se da una parte rallenta quelli che come dire, il sacrificio di prima, perché la messa ritorna ad essere con popolo, però non è con tutti quelli che lo desiderano, magari c'è il rischio che qualcheduno si trovi, arrivi per la celebrazione e la chiesa è già occupata e non c'è posto per entrare. Io ho scritto e ritengo che chi facesse così arriva e non può entrare, sia da considerarsi la buona volontà e quindi quello che è il precetto, il dovere del precetto domenicale è salvato lo stesso, insomma, si collegherà in altro modo, o per TV, o con un momento di preghiera. Magari potrebbe andare anche a cercare in un'altra chiesa, ma si potrebbe ritrovare nella stessa condizione, quindi dobbiamo anche tener conto questo. Le Non possibilità, so se diciamo. poi ci sarà veramente l'assalto immediato, spero di no, spero di no, spero soprattutto per le persone anziane che sono quelle anche più a rischio, insomma, che magari aspettino ancora un po' o prediligano, non lo so, perché no, i giorni feriali dove immagino, insomma, ci sia di sicuro meno persone che hanno desiderio o possibilità, insomma, di recarsi alla celebrazione eucaristica. Ecco. Comunque le indicazioni sono chiare, mascherina per tutti, igienizzare le La mani, mascherina per forse si tutti che troverà. copre la bocca e il naso, le mani sanificate e poi soprattutto le indicazioni che se uno ha sintomi influenzali, insomma, non va, se ovviamente se ha la febbre dal 37,5 in su neppure, se è a conoscenza, è certo che è stato in contatto per vicinanza nei giorni precedenti con qualche persona Positiva. affetta da Covid,
neppure, insomma, queste sono delle precauzioni e dei doveri in coscienza che ognuno deve sentire, che non è un perdere un diritto, ma è un garantire un altro diritto che è quello della sicurezza e della salute per gli altri e per se stessi, e che precede senza dubbio il diritto di partecipare al culto, insomma, in questo senso. Continuiamo in qualche modo a fare un grande esercizio, a mio giudizio, di obbedienza. Di obbedienza non a delle norme qualsiasi, ma a delle norme che sono finalizzate alle nostre relazioni perché siano il più sicure, coese e solidali e insieme si possa vincere, ecco, questo momento di difficoltà e di pandemia. I fedeli sicuramente dimostreranno di essere cittadini responsabili, magari ecco, le Sì, indicazioni poi un verranno buon date direttamente cristiano dal è un buon celebrante. cittadino. Ecco, è un buon cittadino e nelle condizioni anche corrette se vuol fare un cammino di fede per entrare e camminare con la Chiesa, insomma. Benissimo, Penso, è ecco. stato diciamo un breve intervento che però insomma, ha chiarito anche un po' la situazione di tutti coloro che aspettavano con ansia questo momento, quindi da domani si potrà ritornare sempre in sicurezza. Padre Franco, poi per tutte le altre celebrazioni, matrimoni, battesimi, cresime, ci saranno Le altre evoluzioni? celebrazioni sono un po' più complesse. Le cresime sono dal protocollo stesso rinviate e quindi vedremo quando. Le altre sono possibili, ovviamente, sempre tenendo conto delle medesime condizioni, quindi la capienza della chiesa, il numero massimo di persone e tutti i dispositivi di sicurezza. Chiaro. Io penso che per le prime comunioni, che non sono un sacramento, ma è entrare, insomma, la prima volta a ricevere il sacramento da parte dei bambini, soprattutto, no? Potrebbero essere anche quelle rinviate oppure modificate nei tempi e negli spazi attraverso piccoli gruppi, ecco, per poter rispettare quelle che sono tutte le norme, ecco. Bene, allora grazie anche Grazie. per questo, per quest'oggi perché è stato con noi. Forse cambierà anche questa tanta disponibilità da parte di un pastore da ora in poi, perché comunque sia poi gli appuntamenti sono tanti e aumenteranno sicuramente. Piano piano si torna alla vita normale. Speriamo di no. Come se questa vita non fosse stata normale, io dico che era la norma di questi mesi, In questo quindi era periodo. normale anche questa. È importante che da questa normalità, tra virgolette, anormale rispetto a come eravamo abituati, riusciamo a fare tesoro e portiamo via le cose buone, che di sicuro ci aiutano, insomma, ci aiutano. E poi, insomma, se ci ha dato nostalgia dei sacramenti, nostalgia del trovarci insieme, ecco, a livello comunitario e di popolo, ci avrà aiutato anche a capire meglio il bisogno dell'Eucaristia e del riunirsi come comunità credente. Anche questo può essere un grande aiuto, insomma, se ha fatto rinascere noi e non dobbiamo perderlo, insomma. Non dobbiamo perderlo, anzi, dobbiamo svilupparlo. Abbiamo camminato, continuato a camminare, anche se per altre vie, ma siamo sulla strada giusta. Grazie Padre Franco di tutto Grazie e di a te cuore. e a tutti e alla prossima. Alla prossima. Grazie. Grazie.